Bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. Manca poco all'annuncio sulla composizione della giunta per il secondo mandato De Caro. Intanto è ancora Totonomi. Comitati e associazioni lanciano una petizione al sindaco Antonio De Caro per ottenere la riconferma all'assessorato all'urbanistica dell'uscente Carla Tedesco. Sono una ventina di associazioni in tutto, la petizione è aperta per chi volesse aderirvi e reclama l'efficacia dell'azione della professoressa svolta negli ultimi 5 anni. Tra i firmatari anche il comitato del Parco Castello, che nella persona del presidente Andrea Guarnieri Calo Carducci ha strettamente collaborato con la Tedesco nella lunga battaglia per la palazzina del provveditorato agli opere pubbliche. La palla ora è al primo cittadino, che dovrà decidere se raccogliere l'istanza dei suoi cittadini o proseguire, come si vociferava nei giorni scorsi, nella ricerca di un nuovo tecnico per l'assessorato in questione. E sul bilancio, altra casella strategica, si parla di riconferma dell'uscente Alessandro D'Adamo. Non dovrebbe passare molto tempo prima dell'annuncio sulla composizione della nuova squadra. Antonio De Caro, aveva dichiarato giorni fa, ha le idee ben chiare. Praticamente certe le riconferme anche di Pietro Petruzzelli a Sport e Ambiente, di Carla Palone allo Sviluppo Economico e di Paola Romano, che però potrebbe cambiare delega in favore di Vito La Coppola. Punto interrogativo per Francesca Bottali, coassessore uscente al welfare. Nei corridoi di Palazzo di Città, infine, si vocifera di un assessorato pronto anche per Micaela Paparella, presidente uscente del primo municipio ed eletta in Aula Delfino nella lista del PD. Per lei potrebbero aprirsi le porte dell'assessorato alle culture. È terminata la parentesi elettorale, i residenti delle periferie ricominciano a reclamare più interventi sulle zone di appartenenza. Il punto in questo servizio. Dallo Seto a Sant'Anna, dal villaggio dei lavoratori al quartierino, da Carbonara a Palese Santo Spirito. Terminato il momento elettorale, i residenti delle periferie ricominciano a reclamare gli interventi sulle zone su cui si è concentrata la campagna elettorale di tutti gli aspiranti alla poltrona da primo cittadino. Sull'erosione della costa e dragaggio del porto attendono risposte i residenti di Torre a Mare, più servizi e riqualificazione urbanistica per gli abitanti invece di San Giorgio. Lo Seto Vecchia chiede più interventi sullo spopolamento che ha colpito l'intera zona, incentivi per la riapertura dei negozi e più presidi delle forze dell'ordine. Da Carbonara invece il problema primario rimane l'allagamento in caso di piogge, proprio giorni fa l'ultimo episodio, non da meno la questione sicurezza. Attendono impazienti la costruzione della tanto agognata scuola dell'infanzia invece al villaggio del lavoratore, scuola il cui cantiere dovrebbe partire nel 2020 e anche qui chiedono più controlli. Di una riqualificazione generale necessita invece il quartierino, il cui comitato da anni si batte per strade e marciapiedi più sicuri, per l'implementazione dei servizi e per l'eliminazione, una volta per tutte, del fenomeno della prostituzione a cielo aperto. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Bari, in collaborazione con il Comando della Guardia di Finanza, nell'ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti al Carol Wojtyla, hanno scoperto all'interno di bagagli a mano valuta non dichiarata per un importo complessivo pari a 407.000 euro. Si è trattato di 9 tentativi di illecita importazione, di 19 tentativi di illecita esportazione che hanno riguardato cittadini di origine albanese, kosovara, iraniana, bengalese, greca e italiana. Tutti trasgressori si sono avvalsi della facoltà di effettuare l'oblazione immediata secondo la normativa vigente. Quarta edizione del premio Mauro Giovanni, questa mattina l'evento finale per la proclamazione e la premiazione degli studenti vincitori nell'aula del Consiglio regionale della Puglia. Conoscere e capire come eravamo, costumi, tradizioni, lingua e cultura, recuperare il senso profondo di una memoria che si riflette nel presente attraverso molteplici generi letterari espressivi che hanno raccontato anima e corpo di Bari e di tutta la Puglia. Sono questi gli obiettivi del premio Mauro Giovanni, maestro, poeta e giornalista barese, scomparso 10 anni fa. Arrivato alla sua quarta edizione, il concorso rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado ha registrato quest'anno un notevole aumento di iscrizioni, 32 le scuole di tutta la regione Puglia che hanno realizzato elaborati ed opere originali ed elevata qualità ispirate al lavoro di Vito Mauro Giovanni e alle tradizioni culturali popolari pugliesi. Questa mattina nell'aula del Consiglio regionale della Puglia si è tenuta la cerimonia di proclamazione e premiazione dei giovani studenti delle scuole vincitrici che hanno ricevuto un premio in denaro finalizzato all'allestimento di laboratori di teatro. Alla manifestazione presenti il presidente del Consiglio regionale Mario Loizzo, la famiglia Mauro Giovanni e il sindaco di Bari Antonio De Caro, che ricorda la figura di Vito Mauro Giovanni, canto
governatore di Bari e della Barisità, anticipando che proprio a questa grande personalità sarà intitolato il palco centrale del Teatro Niccolò Piccinni. Una personalità alla quale dobbiamo tanto, alla quale la nostra città deve tantissimo, e sono contento che gli è stato dedicato un premio e sono contento che i ragazzi, anche attraverso le opere di Mauro Giovanni, riscoprano la storia, le tradizioni della nostra città, il nostro dialetto, il vernacolo. Formazione ed educazione alla sicurezza stradale si è tenuto sabato pomeriggio in piazza Prefettura l'evento Bari Sicura 2019 a chiusura del progetto La Cultura della Vita, portato nelle scuole superiori baresi dalla Fondazione Ciao Vinni Onlus. Musica, comicità, simulazioni e stand espositivi, tutti con lo stesso comune denominatore, la sicurezza stradale. Torna così in piazza Prefettura il grande appuntamento Bari Sicura, a chiusura del progetto La Cultura della Vita, portato nelle scuole superiori baresi dalla Fondazione Ciao Vinni Onlus. 1500 i ragazzi delle classi quarte e quinte degli istituti superiori che hanno aderito al progetto e che per l'occasione hanno realizzato delle vere e proprie campagne di comunicazione. È bello lavorare con i ragazzi, perché i ragazzi sono predisposti a questo, bisogna trovare la chiave e penso che siamo sempre stati sulla giusta strada. Sono 17 anni che facciamo questo, qualcosa diciamo che abbiamo imparato, abbiamo corretto e possiamo ancora migliorare. Una giornata interamente dedicata alla sicurezza stradale, alla prevenzione degli incidenti, ma anche una grande festa, dalla simulazione di un incidente con le successive fasi di soccorso, all'attività di informazione negli stand, fino ad arrivare alla conclusione ricca di divertimento e musica, rinnovando così un appuntamento fisso per la città di Bari che la Fondazione, nata in memoria di Vincenzo Moretti, da 17 anni organizza. È oramai diventata una certezza della nostra città, è una manifestazione che nel suo piccolo dice alla nostra città di stare attenti quando si guida. È un problema che porta dei numeri negativi pazzesco, è un problema che purtroppo non riusciremo mai a debellare, ma che dobbiamo sempre cercare di contenere. In questo lunedì mattina il buongiorno arriva dall'angolo tra via Calefati e via Trevisani, dove i nostri operatori hanno trovato un cassonetto destinato alla raccolta della plastica, letteralmente stracolmo di assi e pezzi di legno. Recita così un post pubblicato su Facebook da Amio Puglia, in cui si torna per l'ennesima volta sul malcostume di alcuni cittadini baresi. Conferire con attenzione i propri rifiuti non è difficile, dicono ancora da Amio. Tutte le indicazioni utili sono presenti sul sito aziendale, al numero verde sulla app Junker. Nello specifico, il cittadino avrebbe dovuto conferire questi pezzi di legno in uno dei 5 centri raccolta presenti sul territorio. La famosa casa d'aste Ansuini a Bari per le consulenze gratuite. Abbiamo incontrato l'action manager Andrea Ansuini, che ci ha svelato i segreti dei tesori nascosti d'Italia. Come riconoscere un pezzo di valore? Quale pezzo di valore? Allora, la valorizzazione delle opere d'arte, dei gioielli, la valorizzazione degli orologi è diventata sempre uno dei fattori più importanti in questo periodo per riconoscere e ricostruire quello che è il patrimonio che abbiamo nelle case. Diciamo che una delle figure che oggi è venuta ad affiancarsi anche al mondo della finanza è la figura dell'art advisor. L'art advisor è più che un uomo, è un complesso di figure, di persone, di professionalità che vanno nelle case, spesso nei periodi legati a successioni, a divorzi o a crisi finanziarie, cioè legati a momenti particolari della vita di una famiglia, per capire e far capire alle persone cosa hanno dentro casa. In questo le case d'aste sono un ottimo veicolo, perché invece di doversi rivolgere di volta in volta a un singolo esperto andandolo a cercare spesso con il lanternino, ci si ritrova con un unico soggetto interlocutore che ha al suo interno tutti gli esperti disponibili. Siete qui per dare l'opportunità a tutti i cittadini baresi di incontrarvi e soprattutto di far valutare, ecco, il loro patrimonio. Quanti si sono affacciati e fino a quando sarete qui? Noi veniamo 4 volte l'anno, grosso modo, prima di ciascun ciclo di aste. Diciamo che come organizzazione la nostra casa d'aste fa un'asta in primavera, una in estate, una in autunno e una in inverno, come le stagioni. Siamo qua 4 volte l'anno, siamo qua per un paio di giorni e c'è una fila, perché riesco ad avere appuntamenti ogni mezz'ora per i 2 giorni che sono qua.
si parla di gioielli, si parla di orologi, si parla di dipinti, si parla anche di vini. Per esempio siamo una delle tre case d'aste italiane che fa vini da collezione e dei vini siamo rimasti anche lì stupiti, cioè bottiglie che hanno raggiunto da sole cifre da 8, 9, 10, 12 mila euro una bottiglia 0,75. La realtà è che esiste una parte del mondo che ormai è nutrita di persone molto molto ricche che non hanno la cultura del bello e il retaggio storico che abbiamo noi, per cui bramano. Dell'uscita del nuovo disco di Inediti, prevista per il 22 novembre, arriva anche l'annuncio del ritorno negli stadi italiani con un video pubblicato sui social. Tiziano Ferro svela le tappe dei 12 concerti che lo vedranno protagonista a partire dal 30 maggio 2020. Prima data a Lignano Sabbiadoro, ultima a Roma, ma anche un live a Bari in programma il 3 luglio. La messa in vendita generale dei biglietti partirà alle 11 di lunedì 17 giugno. L'informazione termina qui, vi ricordo che per notizie e aggiornamenti potete consultare il nostro sito internet www.telebari.it. Grazie per averci seguito, a più tardi con l'informazione di Telebari. È offerto da sgservicesud.it. Un saluto e bentrovati ad un nuovo appuntamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì si indebolisce la pressione atmosferica sulle regioni settentrionali, dando luogo ad una nuvolosità che nel corso del pomeriggio sera darà luogo a precipitazioni sul comparto alpino e prealpino e sulla dorsale appenninica. Nel dettaglio, la nuvolosità che interesserà la nostra penisola sarà in prevalenza innocue di passaggio al mattino, in espessimento nel corso del pomeriggio, che darà luogo a precipitazioni sul comparto alpino, prealpino e sulla dorsale appenninica. Vediamo in definitiva il quadro meteorologico atteso per la giornata di martedì. Sulla nostra penisola, condizioni di tempo stabile soleggiato al centro-nord, specie sulle aree pianeggianti, poiché le aree alpine e prealpine, come anticipato, saranno caratterizzate da spiccata instabilità diurna. Precipitazioni anche a carattere temporalesco lungo la dorsale appenninica in rapido esaurimento entro la sera. Le temperature massime restano molto miti, con punte di 30-31 gradi al nord, stazionari al centro-sud. Per maggiori dettagli in merito scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo. Il meteo è offerto da sgservicesud.it. La prima creatura fu la luce. Mita Cosmetics custodisce i segreti di madre natura, restituendoli alla tua bellezza nel pieno rispetto del pianeta. Creme, sieri, lozioni, oli bio. Prodotti che sanno amare e farsi amare con l'azione dell'essenza bioluminescente in un'armonia di intenti unica tra scienza e ambiente. Mita Cosmetics. Trova la tua luce ancestrale. www.mitacosmetics.com. Io faccio tutta la spesa al Famila perché trovi me e i miei consigli. E perché trovi migliori prodotti e risparmio. Ad esempio qui in gastronomia. Senti che profumo. Certo, siamo gli esperti del gusto. Beati i tuoi ospiti domenica, perché le lasagne come le fai tu? Non le fa nessuno. Da Famila risparmi e non rinunci alla qualità. Famila, con noi sei in famiglia. We'll be right back.
T-Cross, tua da 17.900 euro. Vieni a scoprirla da Volkswagen Zentrum Bari. Questo programma è offerto da Volkswagen Zentrum Bari, supermercati Doc e Famila. Forte classico pane di semola, leggero, fragrante e ha il colore del sole. Vai radio in TV pure sopra Facebook, il ciardatano. Buongiorno a tutti, benvenuti al Ciardatano. Come sempre cominciamo questa bella settimana finalmente con il sole, e sperando che ci accompagni fino a settembre, insomma. Vi ricordo i numeri telefonici ai quali potete chiamare per intervenire, sia in diretta telefonica che con messaggi tramite WhatsApp. Il numero da chiamare è 080 501 46 68, oppure per i messaggi vocali WhatsApp 370 301 5353. Salutiamo Silvia De Sandi. Ciao Silvia. Ben trovato, Renato. Ben trovati tutti quelli che ci seguono, ascoltano e guardano. Salutiamo Paolo. Ciao Paolo. Salutiamo Federico Semplici che ci segue sempre da giù dalla regia. E niente, oggi parleremo di una. Oggi al Ciardatano si parlerà di. Di un gruppo che ha fatto storia. Parliamo sempre degli anni 70, insomma. Parleremo dei Queen. Come si può definire questa band, Silvia, secondo te? Mitica. È un termine troppo anni 80, mitico. Mitico, mi ricordo il periodo dei paninari, sei anni 80. Anni 80, l'ho detto, non 70. Giusto, sì. 70. Però diciamo che i Queen innanzitutto sono un gruppo musicale rock, ma non solo rock, no. Perché hanno avuto tante contaminazioni nei brani. Hanno creato delle opere musicali eccezionali. E si è formato questo gruppo proprio nel 1970, quindi ci siamo giusti. Dagli anni 70 in poi hanno prodotto l'impossibile. Poi vabbè, quanti album hanno fatto, Silvia? Tu ce l'hai scritto per caso? Tantissimi brani. Ora ti dico. Intanto vuoi ricordare la formazione? La formazione era composta da Freddie Mercury, vabbè, voce nonché chitarrista, pianista, lui suonava tantissimi strumenti. Poi c'era Brian May alla chitarra elettrica, Roger Taylor alla batteria, e Diane Keaton è un'attrice. È l'attrice? Infatti, c'è sto che dice. John Deacon. Chissà perché ho detto Diane Keaton. Forse la mamma. John Deacon al basso. Allora, l'unica cosa che mi manca, registrati in studio, per non parlare poi delle raccolte che ci sono state anche dopo la morte di Freddie Mercury, e poi ci sono anche album registrati dal vivo che sono 9. 9 album live dal vivo. Vabbè, ricordiamo l'ultimo film che è stato girato e uscito qualche mese fa. Oggi è un sacco di supporto sulla storia di Queen. Il gruppo ha venduto circa 300 milioni di album. Di questi, 41 milioni sono stati venduti negli Stati Uniti, 18 milioni e 700 mila nel Regno Unito e 11 milioni in Germania. Cioè, 11 milioni cifre in da capogiro, assurdo. Il bello è che tuttora nel 2020 quasi si continua a vendere sempre, specialmente ora che è uscito, come ho detto prima, questo film sulla storia dei Beatles, dove vabbè c'è l'attore protagonista che è uguale che dei Beatles, dei Queen. Ma scusate, io sapete è che lunedì, c'è questa passione questa passione innata per i Beatles, quindi mi è venuto spontaneo dire Beatles. Invece oggi parleremo dei Queen. E lo faremo con un ospite che sta per arrivare, che si chiama Piero Veneri ed è un cantante, nonché il leader dei White Queen. Questo è un brano dei Queen, Silvia. Lia, sentiamolo. We'll be right back.
giustamente Paolo mi ha detto, ma questi assoli di solito non dovrebbero stare alla fine del brano. Eh no, vedi, questa è una piccola particolarità loro. Senti la voce di Freddie Mercury, giovanissimo era qui, no? Poi c'era questo prefabbricato di voci che davano il colpo di grazia al brano. Ma comunque, tornando ai Beatles, vuoi o non vuoi, molte band hanno preso da loro, non stai nulla a fare, anche perché sono stati i primi ad assemblare le voci. No, però sì, ci amnavano. Comunque lo sai che la loro prima raccolta del 1981 dal titolo Greatest Hits risulta l'album più acquistato in assoluto nel Regno Unito, con oltre 6 milioni di copie vendute. Mamma ed mia. È stato preceduto solo da Sgt. Pepper's dei Beatles. Lonely Hearts Club Band dei Beatles. Sì. E stiamo sempre là, torniamo sempre là. Tu mi dici sempre, e vabbè, tu ce l'hai con i... No, io non è che ce l'ho con i Queen. E dico sempre, semplicemente, che sono partiti i primi Beatles, ma parlo di anni, poi sono venuti loro, i Queen e tantissime altre band. Però oggi, visto che dobbiamo parlare dei Queen, parliamo dei Queen, quindi Freddie Mercury, come ho detto prima, Brian May, eccetera eccetera, e lo faremo a breve, speriamo che arrivi subito, con Piero Veneri dei White Queen, una tribute band, una cover band di Manduria, credo che sia. E quando mi hanno detto, vedi che c'è questo leader che si chiama Piero Veneri, che è uguale, cioè sembra Freddie Mercury, poi sono andato su internet, ho visto qualche video e ho detto, boh, cioè, da avere, stessa timbrica, stessa immagine, perché poi c'ha i baffi, c'ha questa fisionomia proprio che ricorda spudoratamente Freddie Mercury. E stiamo qui, stiamo aspettando che arrivi, perché lui è partito da Manduria alle 7 e ha trovato traffico. Infatti mi ha chiamato, ha detto sto arrivando, il tempo di mettermi in macchina e arrivo. Nel frattempo ci arrivano messaggi dove, allora, uno scrive, il film però presenta molte contraddizioni, insomma non è stato il massimo. Vabbè, pareri discordanti circa il film che è stato girato, Bohemian Rhapsody. Che brano. È un'opera d'arte questo brano. Concordi? Non mi viene da dire niente su questo brano, quindi lasciamolo andare. Allora, il primo tour della band londinese risale dal 13 settembre al 2 febbraio 1974, quindi si intitolava proprio il Queen Tour, il primo tour proprio, sì, che li vide esibirsi come gruppo di supporto, pensa tu, dei Mott di Opal in 35 concerti, principalmente in Inghilterra, quindi inizialmente loro hanno fatto da gruppo spalla, da gruppo supporto. Ti rendi conto? E poi dopo sono esplosi. C'è uno che mi scrive che forse tu ci assomigli un po' a Freddie Mercury, bastano dei baffi. Yeah. Sentiamo, senti. Galileo, 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 Galileo
Mamma mia, che voci. Chessy Cheese. Hai sentito qua che ha detto? Chessy Cheese. Chessy Cheese. Forse aveva qualche parente che era di Bari. Mamma mia. Renato, invece l'8 marzo del 74 è uscito Queen Secondo. Queen Secondo. Sarebbe il secondo album dei Queen. Sì, sì, sì. Che è stato più una sorta di concept album che ha sviluppato un po' l'idea della contrapposizione tra il bene e il male, insomma, concetti che loro hanno cercato anche di rappresentare cromaticamente, cioè tu hai il disco diviso in White Side e Black Side, pensa tu. Quindi un lato bianco e un lato nero. Sì, sì. E ricordiamo anche che colonna sonora dei Queen c'è stata nel film Highlander, l'ultimo immortale, ti ricordi? Ci ha reso ancora più che anno era? Che anno era? Anni 80, ti dirò dopo la data precisa. Comunque è arrivato Piero. È arrivato l'ospite. Oh.